sito di Palese, circoscrizione1.altervista.org, questa sera affrontiamo un quesito referendario del 19 aprile 2009, dove su questo quesito troveremo la seguente domanda di votazione. Vuoi tu che l'ex frazione di Palese e Santo Spirito siano distaccate dal comune di Bari e siano erette a comune autonomo? Questa sera l'approfondimento lo facciamo con il signor Enzo Pantaleo di Palese, cittadino doc e palesino. La prima domanda è questa: lei è soddisfatto di come l'amministrazione comunale di Bari ha trattato i cittadini della prima circoscrizione in tutti questi anni? Assolutamente no, a parte che non siamo stati né mai calcolati né mai trattati da nessuno. Noi siamo solamente maltrattati e non siamo altro che riferimenti solo per quando arrivano le elezioni comunali. Siamo come una vasca, è un catino vero e proprio. Palese, Santo Spirito, Enziteto e Catino. Perché? Perché ci vengono a trovare solo quando hanno bisogno di voti. Si ricordano gli ultimi 5-6 mesi prima di ogni campagna elettorale. E non fanno mai niente, né tantomeno hanno dato a questa nostra prima circoscrizione. Sono decenni che tutto questo va e penso che con un governo come l'abbiamo avuto questa volta, con il palazzotto di sinistra e il municipio nostro di destra come governo, automaticamente abbiamo avuto un abisso di idee e di conseguenza di un programma mai realizzato, solo tante bugie. La ringrazio. Ora, la seconda domanda è questa. Lei è favorevole al distacco da Bari? Prego. Io sono non favorevole, potrei essere anche un preparatore, una persona che organizzerei qualche manifestazione di massa, non dico violente, ma vicino a un discorso di prepotenza, come loro, il comune di Bari, ha fatto di tanti anni con noi tanta prepotenza e solo prepotenza, io sarei uno o uno dei capi promotori a fare un discorso molto ma molto pesante. Io sono favorevolissimo all'autonomia palesina, nonché di Santo Spirito e dei due piccoli rioni. Lo voglio proprio di cuore perché quando una mamma ha 10 figli, certamente non li tratta come se avesse avuto 2 figli. Così è una città grande come Bari. Amministrare una città da 200.000 abitanti non è come amministrare una città da 400.000 abitanti. Quindi aumentano i problemi. Allora, quando non si hanno delle basi di preparazione, di cultura, di logistica, un piano industriale, un piano di settore, automaticamente il nostro quartiere e i quartieri di periferia rimarranno e diverranno sempre più quartieri a rischio e quartieri ghetto. E non serve presentarsi ai funerali o a delle manifestazioni di pianto per fare cosa? A che servono? Non abbiamo bisogno di queste cose. La ringrazio. Prego. Ora, la terza domanda. Lei è convinto che tutto questo impegno è necessario per assicurare un futuro migliore ai suoi figli e ai suoi futuri nipoti? Diciamo che sono convinto, anche se il discorso di Palese, Santo Spirito, Enziteto e Catino, per chi vuole come me il discorso dell'autonomia, diventa molto più difficile perché da noi non ci sono solo palesini, santospiritesi, da noi c'è l'assemblaggio proprio di tanta gente che viene da più quartieri e anche da paesi limitrofi, quindi nelle vene non scorre sangue o campanilismo vero. Quindi tanti baresi, per esempio, o tanta gente di Toritto perché lavora nella nostra zona industriale, adesso fa residenza a Santo Spirito. Queste persone, ecco loro, non parteciperanno mai con noi per avere un'autonomia, anche perché loro non sono di Palese e vivono, o sono di Santo Spirito e vivono i problemi che viviamo noi. Essendo di altre zone o di altri quartieri o di altre
cittadine tipo Modugno, Bitetto, Binetto, loro non sentono di avvicinarsi ai nostri problemi. Quindi penso che la nostra sarà una lunga e dura lotta, ma sarà pure un'avventura. Speriamo che i sogni almeno diventino realtà. La ringrazio. Allora, quarta domanda: cosa ne pensano le persone che lei frequenta quotidianamente? Il palesino DOC o il Santo Spiritese DOC, che chi è nato e ha sangue di questa terra, sono non felici, strafelici di poter partecipare al voto del 19 aprile per una certa autonomia. Però rimane sempre quel discorso che ho fatto prima, ed è tutto lì. E poi un'autonomia, io dico a coloro che hanno fatto il comitato, la si crea in 10 anni di studio, cioè già dalle scuole a prima infanzia bisogna inculcare nelle menti che noi dobbiamo diventare cittadini autonomi, un certo distacco da Bari. Solo così si può creare una cultura dell'autonomia. Va bene, è stato molto eloquente. Grazie. Allora, la quinta domanda: che proposta si sente di fare a tutta la circoscrizione Palese Sano Spirito, Macchie, San Pio e limitrofe per migliorare la divulgazione del quesito referendario che saranno pronti a votare il 19 di aprile? Allora, era un discorso da fare un po' di anni più addietro, però questo discorso bisognava farlo molto ma molto a livello capillare, proprio doveva essere un discorso fatto casa per casa, cioè andare nelle case, convocare i cittadini, andare per i negozi, fermare la gente per strada. Solo così si può inculcare nella gente la mentalità di un cambiamento. Però se noi adesso, a un mese dal voto, oppure a 5-6 mesi fa, si è iniziati a muovere questa piccola corrente, è la legge che ce ne impone, noi abbiamo 45 giorni prima, lo so, sì, la legge, però quando si fa un comitato, automaticamente un comitato di più persone si preparano una linea, mi sono spiegato, un comitato nasce 5 anni prima per poter fare un'azione preparata, mirata, tutto calcolata. Però adesso è naturale, poi ci vogliono persone che, anche essendo palesine o di Santo Spirito, diciamo pure di Anziteto e Catino, al momento in cui deve dire San Pio, anziché deve dire, quando deve dire palese e io voglio l'autonomia, non la deve dire con la voce, ma se la deve sentire nel sangue e se la deve sentire con la pelle, sulla pelle, la parola autonomia. Questo è quando una persona vuole una cosa, è come quando una persona è innamorata della propria donna o di una ragazza e sente che all'interno o dentro il suo cuore si muove qualcosa. Solo così possiamo avere l'autonomia noi. Va bene. La stessa domanda credo che non ci sia bisogno di farla nei suoi confronti, perché da quello che è stato detto fino adesso credo che sarebbe ben felice di collaborare. Comunque, la sua domanda è questa: vorrebbe collaborare con noi fino al 19 di aprile per ampliare l'informazione sull'autonomia e sul referendum? Sì, sei un grande. Io sarei il primo a collaborare, però come all'interno però? C'è un però. Ah. All'interno del comitato ci deve essere gente vera, e non fare dell'autonomia un altro scopo a sotterfugio politico. C'è l'autonomia o il pacchetto di chi ha preparato l'autonomia, non deve servire per qualcuno come bagaglio o come recupero di voti. Non so se è chiaro. Sì, certo. Che i vasconi li hanno creati al comune di Bari approfittando del nostro paese. Grazie. Va bene, la ringrazio. Troverà questa intervista sul portale circoscrizione1.altervista.org. Io le auguro una buona serata. Grazie. E questo è tutto. Arrivederci, buonasera. E un saluto a tutti i palesini. È un grande. Grazie.